Basta burocrazia inutile, il grido del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione contro l'IVASS che martedì 27 aprile ha proposto di chiudere le porte delle agenzie con l'unico scopo di tutelare i clienti. Domani le agenzie di assicurazione di tutta Italia rimarranno chiuse per un giorno per contestare quello che è stata l'iniziativa dell'IVASS, che è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, di mettere obbligo dal 30 di marzo in obbligo alcune disposizioni che complicano l'attività dell'assicuratore, ma non è questo l'importante, è che non risolvono alcun problema e non aiutano il cittadino, il nostro cliente, ad avere più chiarezza, ad essere più certo di quello che fa e quindi sono soltanto un aumento della burocrazia, proprio oggi che invece si parla di diminuire la burocrazia e sburocratizzare quello che oggi non è utile. Che cosa si aspetta da questo sciopero? Oggi, domani, il 27, ci sarà in discussione il ricorso che come Sindacato Nazionale abbiamo fatto al TAR del Lazio, proprio contro queste disposizioni che sono in vigore dal 30 marzo. Aspettiamo di vedere l'esito di questo ricorso e speriamo che o vengano sospese o in ogni caso si entri nel merito e si dichiarino non attuabili queste norme che oltretutto sono anche incompatibili con altre norme precedenti e quindi creano soltanto della confusione e non risolvono niente. Purtroppo abbiamo dovuto decidere di fare questa scelta dello sciopero e chiediamo scusa ai nostri clienti per questo giorno di disagio, ma da dopodomani saremo sempre in pista e sempre vicini ai nostri clienti e ai cittadini tutti.